Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale allstore.it. Qui oggi presentiamo questo lettore CD giapponese, è un Pioneer PDX303. Siamo all'incirca nel Giappone di primi anni 80, metà anni 80, 1985 circa, quando Pioneer presentava questo lettore CD in formato MIDI. E i fianchetti che vedete installati in legno sono infatti opera di Allstore, non sono originali ma sono stati applicati per dare un tocco di vintage in più. Sono ovviamente removibili. Si tratta di un lettore CD che, seppur dalla parvenza plasticosa e insignificante, diciamo, nasconde in sé delle peculiarità sia tecniche che sonore abbastanza all'avanguardia, anche perché comunque all'epoca, nella metà degli anni 80, ancora questi prodotti venivano fatti per durare. Erano comunque dei prodotti che dovevano farsi strada, sebbene il lettore CD fosse un apparecchio che già esisteva da tre anni più o meno, e che quindi stava già facendosi strada come formato, e dovevano comunque garantire affidabilità e durabilità nel tempo, perché altrimenti come formato sarebbe stato destinato al declino. Quindi i produttori di lettori CD non potevano fallire, non potevano proporre degli apparecchi che non fossero all'altezza del nuovo formato. Ecco, questo è un lettore CD che monta una meccanica proprietaria Pioneer, la PWY004. È una delle prime meccaniche, uno dei primi pick-up di Pioneer, che veniva anche ad equipaggiare il lettore di punta dell'epoca, che era il PD9010X, che vedremo in un video a parte. Era un pick-up che io amo definire trattore, perché è uno di quei pick-up che durano nel tempo, alla stregua dei CDM01 di Philips o che so, il KSS 100 di Sony. Ecco, questo lettore montava appunto questo pick-up e uno stadio di conversione invece di casa Sony. Il convertitore digitale analogico è un CX20152 che troviamo montato sugli apparecchi Sony di prima generazione della serie ES, e quindi 502, 302, 303, ma anche sui lettori di punta di Kenwood come l'L1000. La serie L di Kenwood è sempre stata la serie per antonomasia della casa nipponica. Il funzionamento è abbastanza basilare, infatti questo lettore CD non prevedeva il telecomando, ma dei semplici tasti di accensione, estrazione cassetto, avanzamento all'interno della traccia, avanzamento traccia, pausa, stop, play, riproduzione, la programmazione con la memoria e la ripetizione dei brani. Thank you.
andiamo adesso a vederne la parte posteriore. Eccoci alla vista del posteriore, dove troviamo l'uscita analogica su connettori RCA per il canale sinistro e il canale destro e il cavo di alimentazione. Se anche a te è piaciuto questo piccolo gioiellino, vieni a farci visita sul nostro canale ovviamente e premi mi piace per essere sempre aggiornato sui nuovi arrivi e fai anche una visita sul nostro sito www.allstore.it, dove troverai tutte le caratteristiche di questi apparecchi e anche quelli dei futuri che andremo a pubblicare. Grazie e buona visita. Ciao!